maledizione, però sta di fatto che questo libro è di non un caso. Non a caso, è arrivato anche a Bruxelles, dove, di fronte proprio al Parlamento europeo, forse molto più, ha avuto porte aperte, veramente, come dice Albert, forse molto più rispetto a quello che qui viene fatto. Quello che io ho sempre detto a Vincenzo, quando tutto è iniziato un anno fa, due anni fa, e nel momento in cui la tua terra non ti incoraggia, vuol dire che va bene così. Vuol dire che è un buon segno ed è il più grande incoraggiamento che tu possa avere. Passo la parola per introdurre a Mariangela Di Morale, assessore alla cultura di Cervia. Buonasera a tutti, i ringraziamenti sono doverosi e reciproci per la presenza della cultura di Lontari, del relatore, del quello che sarà il protagonista di oggi, di Vincenzo De Marco e delle associazioni presenti, Cerviesi, Mittappette e Cerie del Cuore, che hanno avuto anche l'iniziativa e l'idea di creare questa bella serata, e anche delle associazioni non cerviesi che sono qui presenti. Invito anche noi a unirci a questa lotta pulita per cercare quantomeno di migliorare il nostro futuro. Quindi grazie ancora e non tolgo altro tempo perché voglio entrare nel vivo della discussione. Grazie a tutti voi. Per esempio, è stato bellissimo perché all'improvviso dei ragazzi hanno tirato fuori le loro poesie. C'erano dei poeti, noi non lo sapevamo. Questa cosa dai brividi, perché in una sintesi lessicale terribile in merito al linguaggio, alla lingua italiana, che purtroppo c'è da dirlo, no? È la degenerazione del soggetto, cioè i social stanno causando, la poesia per sintesi, per antonomasia, diventa forse, e in merito a temi di questo tipo è perfetta, proprio la forma letteraria migliore per poter esprimere questi sentimenti. Questo libro non poteva essere un'altra cosa, non poteva essere un romanzo, non poteva essere un'opera teatrale, doveva essere poesia. E tutto è nato in modo quasi antico, direi, non vecchio, ma antico, vuol dire contemporaneo per sempre. Vincenzo era molto timido allora, e in delle sere di bevute a bar, di sigarette, di scontri, di incontri, una sera mi tira fuori un malloppo, un malloppo di carte scritte, tutto quello che lui in segreto scriveva all'Ilva, cioè nei turni di notte, sotto l'alto forno 4, al computer, in questo computer che era il suo scrigno, anche poi violato. E il mio pensiero è andato immediatamente a Tom Wingfield, il figlio di Amanda, nello zoo di vetro di Tennessee Williams, che negli anni 30 scriveva di nascosto le sue poesie contro tutta la fabbrica, con un grande senso di dolore e di vergogna, perché si è immediatamente soggetti e oggetto di derisione se un operaio dell'Ilva si permette di fare questo, come infatti poi è stato quando il libro è uscito, cioè non solo derisione, ma proprio attacco. Cioè Vincenzo ha avuto tanto successo, perché siamo oltre le 1000 copie vendute, ma anche molti attacchi. Queste poesie erano scritte a matita o penna su carta, e io avevo una penna e facevo
così, buttavano. Tutto ciò che poi lui buttava io lo prendevo. È nato come nascevano i testi letterari, poetici, negli agoni poetici, quando i poeti lottavano per un verso, lottavano per la punteggiatura, perché è vero, sì, l'Ilva è uno dei temi centrali, c'è anche la gioia, c'è anche la speranza, ma della poesia, dell'aspetto letterario, ovviamente a questo libro si parla poco e non capisco perché. Questo è il motivo, tra l'altro, della prefazione, che se voi leggete, spero, è molto provocatoria, perché io con Vincenzo non ho un rapporto d'amore, ho un rapporto di odio-amore, nel senso che siamo lì a dire no, se tu metti quella virgola lì significa questo, se vuoi, perché io sono un attore, quindi per me la poesia nasce come testo recitabile, ma in realtà anche se rimane un verso esclusivamente leggibile, anche al lettore devi dare la possibilità o meno di decifrare, di modificare i sentimenti. Di conseguenza sono nate tantissime poesie grazie a questo incontro-scontro con Vincenzo, che si sono sempre raffinate, sempre migliorate. Lo dico perché sono due accenni, ma lo dico da anni. Sono felice che ci sia la scuola della cultura e il vicepresidente delle professioni umane di Lottaglie, perché ci tenevo veramente che l'amministrazione lottagliese vedesse che cosa è diventata Cesena Statica. Io ho conosco da anni e ho visto una rivoluzione all'interno di questa città. Quindi ringrazio l'amministrazione per avermi invitato qui a Ceglie a parlare del libro, ma a parlare soprattutto, come diceva Valerio prima, non tanto di fabbrica quanto di speranza. Valerio diceva prima che il libro ha una maledizione addosso, quella per cui si pensa e il libro parlano soltanto di fabbrica, si parlano di fabbrica per iniziare un discorso molto serio e complicato, e complesso, non complicato, quello di cercare di far capire alla gente che anche in territori martoriali come quelli di Taranto e di Brindisi, perché anche la provincia di Brindisi ha una fabbrica come quella di Taranto e quella di Cerano che dispensa molte praticamente. Anche in queste città, in questi territori, con la speranza si può andare avanti, si può migliorare, come si dice. Molta gente ha deciso di proprio pugno che in Puglia, in questi territori particolarmente, si debba nascere, vivere, crescere e morire soltanto in fabbrica, non si può vivere in nient'altro. Secondo me non è questo, come la scrittura. La scrittura per me, come dice come si dice in questa poesia, è soprattutto una valvola di sfogo ed è qualcosa che può aiutare gli altri a capire che se ci si mette in testa che le cose possono cambiare, le cose cambiano. Che volevo dire più? Un altro esempio è quello della poesia, prima faceva la differenza tra vecchio e antico. Tanti editori prima della pubblicazione con Lettere Animale e con Napoli dicevano che devi fare con la poesia è morta, la poesia non si vende, la poesia è carpeggio. Io grazie a questo libro ho conosciuto tantissimi giovani, giovanissimi, che amano la poesia, che leggono la poesia e che scrivono le poesie, come diceva Valerio prima. Un attimo, per interrompere, io avevo messo una clausola a Vincenzo. Pubblicherai questo libro solo se non dovrai pagare la multa, non dovrai pagare niente, deve essere mezzo pratico. Ed è stato chiamato così da Luigi di Aforisma. Luigi del Duca. Esattamente, che poi appunto ha capito il valore. Soprattutto questo, io ho tanti amici e colleghi che vorrebbero pubblicare, dico sempre questa cosa, appunto. Quando chiedono una quota o una tariffa per pubblicare un libro, uno può benissimo riprendersi tutta la sua carta e rimettersi una cassetta dei soldi, perché la poesia, l'arte in genere, come dico sempre, può aiutare a migliorare e a cambiare questo mondo malato. L'esempio è proprio questo, se è arte, l'arte non deve avere un prezzo.
io ho finito il professore di Valerio, ho aspettato quanto si è un po' di pazienza, ci vuole pazienza. E basta, quindi ringrazio tutti i presenti per essere qui. Senti, passiamo la parola ad Antonello e la Veneziano, l'assessore all'ambiente e Smart City del Comune di Cerro. Allora, benvenuto a tutti voi, ringrazio innanzitutto Vincenzo che ci propone questa bella serata questa sera. E non solo Vincenzo, ma il suo promoter che mi chiede di dare il suo amico Cegliese, che dovrebbe, che ancora attendiamo perché in genere si fa attendere, che anche i cinesi conoscono perché è il responsabile dell'associazione bandistica Antonio Tarnico, quindi è molto conosciuto, è un giovane che lavora con Vincenzo, e tutte le persone che ci hanno dato una mano per realizzare questa iniziativa. In particolare anche la locandina è stata realizzata dal presidente dell'associazione di Tarpenta, Antonio Cilacini, che diciamo, è una bella locandina che si fa guardare, no? Racconta anche la storia di Vincenzo, delle sue opere e parla anche, rappresenta quella che è la copertina del libro. E cosa è successo? È uno dei casi in cui l'amministrazione comunale propone alle associazioni la collaborazione. È stata accolta la mia proposta sia dall'associazione Cieli nel Cuore sia dall'associazione Mitaffetti, che è la più giovane associazione cieliese fatta da giovani tutti studenti universitari. E abbiamo Agostino De Mantes e Antonio Cesare. Antonio è impegnato, c'è il suo il segretario dell'associazione che è Donato Chiudi, che adesso interverrà. Perché i ragazzi di Mitaffetti sono impegnati in questi giorni, in molte attività. Esisteva, che apre il libro, esisteva un tempo in cui anche Taranto e la sua provincia profumavano vivi e mare. Esisteva un tempo in cui anche qui il cielo era sempre azzurro e le nuvole giocavano a ricorrersi felici. Esisteva un tempo in cui anche a Taranto le greggi erano libere, pascolari, ma anche tanto serene, e l'erba era verde e non rossa. Esisteva un tempo in cui i bambini non avevano paura di giocare all'aperto e dal cielo cadevano gocce d'acqua pulita e non un disco nero, carbone. Esisteva un tempo in cui Taranto era libera e delfini felici intrecciavano amore e sereno. Esisteva un tempo in cui a Taranto tutto questo era realtà e non tetra utopia. Immagina che un archeologo
scavi e a un certo punto salti fuori questo papello, il mostro di rabbia e d'amore, non so in quale lingua Gabriele potrà leggerlo, magari non lo so, e verrà fuori questa poesia, ma soprattutto verranno fuori dei reperti archeologici che sono anche l'Ilva, ma che sono anche forse le greggi, non lo so. Cosa secondo te si dirà veramente dal punto di vista culturale e sociologico di quello che stiamo combinando? Non so, in questo periodo io sono molto insegnante, forse per questo non, assolutamente non preparato, mi ha fatto questa domanda, che in qualche modo introduce quello che io volevo dire in questo libro, no? Perché tu hai detto che è famoso per l'aspetto che riguarda l'IVA, io invece che sono un insegnante di letteratura italiana, e quindi mi sento più investita di questo ruolo stasera che non con quello di amministratore che pure c'entra. Ho subito, sono stata subito catturata dal valore universale di questa poesia, no? In un momento in cui appunto è difficile ritrovare l'anima del poeta, perché la cultura è presa da altro. E allora il mio pensiero qual è stato, anche leggendo la tua bellissima introduzione, ho visto in queste due figure, no? Due aspetti dell'arte letteraria che ricorrono nel tempo. Il poeta solo, che non ha più neanche la forza di combattere, ma ha l'urgenza di esprimere un sentimento, e invece che lui, insomma, il poeta quasi romantico, no? Io penso illuminismo, romanticismo, positivismo e decadentismo, no? Si alternano in queste due figure, ma in che senso? Che Valerio, proprio perché è un attore, quindi vive il palcoscenico, vive la proiezione esterna, ha questa percezione dell'arte aperta, ottimista, l'arte che sfonda, l'arte che cambia. Invece Vincenzo si è incamminato in questa avventura per una urgenza sua di uomo, no? Penso quasi a un Galetti nella Trincea. Beh, questa cosa di un Galetti, me la continuo a ripetere, sono orgogliosissimo di questa Thank you.
riesco a lavare di me. Duro fuori, quasi roccia, quasi ghiaccio. Poi in realtà tutto, morbido, buono, ghiaccio al sole. Pigro scriveva e sognando vedeva. L'incontro d'arte è fatta la vita, d'animo buono e severità d'artista. L'altro, di volo in volo, di treno in treno, di teatri scuri e platee attente, di amore per l'arte, di amore vero. Schietto, sincero, duro e severo, ma di severità buona come quella di un padre, severità di cuore, di un cuore grande, che guarda vicino, vedendo oltre, avanti, lontano. L'incontro d'arte fatta la vita, d'animo buono e severità d'artista. E ti prende, a cuore obbligo, spronando un calcio in culo, e di durezza in durezza risvegliò il pigro. E di critica, di elogi, poi scovò i suoi pregi, e poi, di sudore e notti in sonno, pur di realizzare ambiziosi sogni. E di animo buono, di mano ferma, di ferme parole, riempì due calci di prosecco e amore. Incontri d'arte.